ragazzi, sono conosciute tramite il sito, sono riuscita ad andare a Stoccarda e venire alla World Cup di Pesaro, essendosi conosciute sul sito, e questo per me è la soddisfazione più grande, insomma, poter unire gli appassionati di ginnastica ritmica e farli conoscere. Allora, ricordiamo il sito di Beatrice Vivaldi, così come è il suo nome e cognome. Beatricevivaldi.it.com, sì, esatto. In bocca al lupo, Beatrice. Grazie mille. E complimenti per i tuoi 10 anni. Andiamo adesso a seguire Melitina Staniuta, la bielorussa, mentre la Minagawa ha ottenuto 17,75. 17,75, comunque punteggio alto. Ora la Staniuta. Ecco, sulla Staniuta, io credo che ci sia un signore che si è perso. Sì. Perché sta occupando la nostra la nostra postazione cronaca, non è un palazzetto di pallavolo. Lei è il signor? Ma mi scusi, io sono il preparatore atletico della, sì, Mamon, e al di là delle clavette le ho fornito un pallone e ci siamo divertiti a fare delle attività incredibili, anche perché la capacità che la Mamon ha con le clavette è direttamente proporzionale alla sua voglia di andare poi a schiacciare, per cui la porteremo, sì, a giocare a pallavolo sicuramente. Bene, avrete capito che si tratta di Andrea Lucchetta. Andy, allora che cosa ci fai qui a Pesaro? Perché proprio la ritmica? Allora, penso che al di là di tutto la capacità che ha il CONI è proprio quella di accomunare grandi campioni all'interno di quel percorso che ci ritrae protagonisti come Rai Sport e Rai e per Rio 2016, ha identificato ovviamente degli ambassador, per cui ecco qui a portare quella che è la presenza, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di unire non solo vecchie cariatidi come me, ma soprattutto le grandi abilità, le grandi capacità, la coordinazione, la coreografia e soprattutto l'abilità. Una ragazzina mi ha fermato e mi ha detto: io ho giocato tantissimi anni a pallavolo, sì, sei il mio idolo, ma ora faccio ritmica. Bravissima, gli ho detto, avrai portato sicuramente qualche esercizio nuovo della pallavolo nella ritmica. Ed è questa la cosa magica, l'interscambio a livello culturale per i nostri giovani. E poi siamo qui proprio a godere degli spettacoli fantastici, al di là di tutto la Mamona e il clavette mi ha veramente emozionato. Adesso fra poco ci sarà proprio la tua favorita al nastro. Senti, Roma 2024 è così lontana. Ti posso dire che il sogno deve diventare realtà, proprio per questi ragazzi che stanno, queste ragazzine.